Ok, allora, Boker Tov, Boker Orgon, quinto lume di Hanukkah, bellissimo, importantissimo lume, come sapete, che vi ho spiegato altre volte, il quinto lume, cioè tutti i lumi ovviamente hanno la loro importanza giorno per giorno, lume per lume, ma il quinto ha un qualcosa che non ho tempo adesso di spiegare purtroppo, però ecco, giusto ve la lancio così. Cominciamo come di consueto partiamo con la Yom Yom, venerdì 29 Kislev. Allora, ci ricorda, rimanendo in tema di Hanukkah, i peccati dei Bnei Israel al tempo dei Greci, ed erano il fraternizzare, ma fraternizzare oltre il fraternizzare con i Greci. Dunque, studiare appunto la loro cultura, cioè essere immersi proprio in questa loro cultura laica, anti-ebraica, profanando appunto lo Shabbat, i giorni festivi, mangiando non kasher, trascurando la purezza familiare, la purezza in genere, la tara, e dunque e la tarata mishpachah, dunque la purità coniugale. E di conseguenza, perché conosciamo appunto la legge del contrappasso, midah keneged midah, e la conseguente punizione è stata, uno, la distruzione del Bet HaMikdash, la distruzione spirituale, attenzione, perché c'è la distruzione materiale, fisica, e a Tisha B'Av, ma qui distruzione spirituale, e la morte, la schiavitù in Egitto di tanti, purtroppo. Quelli che si erano opposti, ovviamente. Adesso, dunque, grazie a una sincera tshuva e a questa Mesirut Nefesh, no? Che è partita dalla famiglia dei Hashmonaim, che poi soprannominati Maccabim, è venuta finalmente la salvezza, grande e grandiosa, miracolosa salvezza divina, con il conseguente miracolo di Hanukkah. Ho detto miracolo di Hanukkah, è entrata con noi Nicole, che noi siamo abituati a averla la sera Ciao! qui. Ieri era in viaggio ed è finalmente in Italia. Ta-ta-ra! Benvenuta, Bruhabba, a Nicole, a suo marito, Grazie! ai suoi meravigliosi figli. E io devo sapere che sono la zia adottiva. Mi sono autonominata, no, io e loro, e nei due sensi, dai. Tesori, Bezrat Hashem, spero averli da me settimana prossima, dopo Shabbat, concludere en beauté la festa di Hanukkah con loro, Bezrat Hashem. Intanto, Bruchim Abaim, approfittate di ogni momento, di ogni minuto, in Kedusha, in Tahara, in Simcha, Amen, Ki Yirotzon. Chumash, allora siamo a Shishi, di Miketz, e vediamo, ok, adesso siccome vorrei fare anche qualche rashi di domani, e allora facciamo un'altra impostazione forse oggi, allora, un attimo che mi è sfuggito il segno, dov'è? Eccolo qua, sì. Ok, cosa vediamo? No, cerco di fare un attimino perché aspettate, sì, no, vabbè, ce la facciamo, sono solo 9 meno 5, però vabbè. Allora, siamo a Shishi, Yosef che vive di Beniamin, facciamo una breve sintesi con inclusi i Rashi. Dunque, Yosef vede Beniamin con loro e dice a colui che era capo della sua casa: conduci questi uomini in casa per macellare quello che occorre per preparare. Perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno, nel senso a pranzo, come precisa Rashi. E quell'uomo fece come Yosef aveva detto e fece entrare gli uomini nella casa di Yosef, ma quegli uomini, che non sono altro che i fratelli di Yosef, si spaventarono. E si spaventarono perché venivano condotti in casa di Yosef e dissero: ah, allora, cosa vuol dire perché erano condotti nella casa di Yosef? Perché non è che adesso, come abbiamo visto ieri, c'era questa carestia che aveva colpito tutto il mondo e che tutti affluivano in Egitto per comprare del grano. Adesso queste decine, migliaia di persone che affluivano in Egitto, non è che ognuno che veniva a comprare del grano poi veniva condotto alla casa del vice faraone. Dunque il fatto che vengono condotti era segno
diciamo, un po', erano un po' stressanti, diciamo, e addirittura appunto si spaventarono perché, come precisa Rashi, tutto ciò poteva essere fatto solo col proposito di metterli in prigione. E dunque, e non solo, dice, a causa del denaro rimasto nei nostri sacchi l'altra volta, che siamo condotti per poter piombare su di noi e caderci addosso e prenderci come schiavi e con i nostri asini. Cioè, tutto questo ci possa piombare addosso l'accusa di aver preso il denaro perché l'accusa ricada su di noi. Cioè, è tutto un complotto e questi giustamente vengono presi dal panico, dalla paura. Al che si avvicinano all'uomo, Yosef, che era capo, no, prima l'uomo, pardon, della ca capo della casa di Yosef, e parlarono con lui all'ingresso della casa, ok? E dissero, scusi, mio signore, noi scendiamo qui già un'altra volta per comprare dei viveri. E già, come precisa Rashi, per noi, figli di Jacob Avinu, costituisce una degradazione, perché un tempo eravamo noi quelli che nutrivano gli altri, avevamo noi l'abitudine di nutrire gli altri, mentre ora siamo noi a dover ricorrere a te e al tuo aiuto. E continuano, raccontano a Venne che quando fummo arrivati nell'albergo, aprimo i nostri sacchi, il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro col suo peso. Esatto. E dunque l'abbiamo riportato indietro per comprare dei viveri. Abbiamo portato con noi dell'altro denaro e non sappiamo chi ha messo nei nostri sacchi il nostro denaro, cioè lo stesso denaro con il quale abbiamo comprato i primi viveri. Al che quest'uomo risponde: state in pace, non temete, è vostro Dio, Dio dei vostri padri, che vi ha messo un tesoro nei sacchi, il vostro denaro è già pervenuto a me. E portò loro Shimon. Dunque, cosa dice qua vostro Dio? Perché precisa vostro Dio? Dunque, è per i vostri meriti, e se non bastano i vostri meriti o non avete a sufficienza, come precisa Rashi, allora è il Dio dei vostri padri, cioè per merito del Dio dei vostri padri che vi ha messo un tesoro nei sacchi. Dunque, prendetelo come regalo divino per merito vostro o dei vostri avi, come preferite. Sempre quest'uomo fece entrare gli uomini nella casa di Yosef, diede loro acqua perché si lavassero i piedi e foraggio ai loro asini. Allora, dunque vediamo che i fratelli Yosef entrano in casa due volte. Avevano la prima volta spinto fuori Yosef per parlargli all'entrata. Quando però disse state in pace, allora seguirono, cioè okay, erano più tranquillizzati. Poi preparano questo dono che vi ricordate che il padre, quando li aveva mandati, aveva preparato anche un dono particolare, nell'attesa appunto che Yosef arrivasse a pranzo, a mezzogiorno. E dunque, come precisa Rashi, disposero elegantemente il dono in piatti preziosi, perché avevano sentito dire che avrebbero preso cibo in quel luogo. Quando Yosef entra in casa, prima cosa gli presentano il dono. E che avevano con sé, qui sono dentro casa, precisiamo, e si prostrano davanti a lui con la faccia a terra. Dunque entrano in casa, come diceva, fino alla sala grande, cioè proprio li fa entrare. E Yosef domandò loro come stavano e disse: sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? È ancora vivo? Al che risposero: sì, tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo. E qui quando loro dicono il tuo servo nostro padre, Yosef non reagisce come dovrebbe per rispetto del padre. In realtà lui l'ha fatto per rimanere ancora in anonimato, però questo gli costerà 10 anni di vita. Infatti Yosef non verrà a mancare a 120 anni, che sono gli anni classici di allora che si viveva, ma a 110. Uno dei motivi, adesso poi lo vedremo anche più avanti, ma adesso ve lo accenno già. E alzò gli occhi, vide Beniamino suo fratello, figlio di sua madre, perché questo è l'unico figlio, cioè di fratello anche di madre, e pose la domanda: e questo vostro fratello più piccolo di cui mi avete parlato? E aggiunse: Hashem ti faccia grazia, figlio mio.
E questo è il CV. Dunque, vedete come ve l'ho molto abbreviato, con i rashi inclusi ve l'ho fatto. Leggiamolo insieme perché voglio fare un attimino anche di CV, perché è importante. Tutto insieme, capitolo 43. Scusa Sara, scusa, scusa, io voglio fare una domanda però. Quando loro sono invitati a mangiare da Yosef, non c'è il problema della kasherut? Buonissimo. Allora, sì, allora hai spiegato Sai che la stavo che facendo pure io questa è... domanda, Bravissimi, dico, ma fantastici, fantastiche in questo caso. Yosef mangiava kasher? Prima cosa, Yosef stesso mangiava kasher Sì, e ma loro non non in lo sapevano però. Loro non potevano Egitto. saperlo in Egitto. Allora, quando dice, allora nel Pasuk, allora torniamo appunto all'inizio, Se macellare, coarteva, ok, di preparare per macellare per loro. Allora, insomma, mi ricordo quale dei mefarshim. Comunque, i mefarshim spiegano che appunto ha preparato loro del cibo speciale e che era assolutamente secondo le regole del kasher. Ok? Dunque, buonissimo. Allora Allora. gliel'avrà detto a loro? Non è Sì, cioè, loro ok. sapevano. Lui, infatti, allora, cominciamo, vi ricordate con l'interprete, Menashe che faceva da interprete? Sì. Dunque già, cioè lui conosce la loro identità, loro si fanno riconoscere in quanto figli di Jacob, dunque di questa famiglia di ebrei, che poi popolo ebraico non esisteva ancora perché loro lo creeranno, ma concetto di monoteista lo sapevano. Allora lui prepara per loro questo cibo kosher, assolutamente kosher. Allora, leggiamo tutti insieme, capitolo 43, Pasuk 16. Vayar Yosef itam et Binyamin, vayomer l'asher al beto, haveta anashim abaita utvoach tevach veachen, ki tiochlu anashim atzorem. Dunque, ecco questa preparazione speciale, ok? Del cibo. Vayas utvoach tevach veachen. Ok? E, un attimo, voglio vedere anche, ok? Vabbè, non dopo comunque. ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויבא איש את הנשים בית יוסף, ויראו אנשים כי יובאו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף אשר שב באמתחותינו בתחילה, אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורים. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ויאמרו בי אדוני. ירוד ירדנו מתחילה לשבור אוכל, ויהי כיוונו אל המקום, ונפתחה את המתיחותינו, והנה כסף איש בפי אמתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו. צ'או רוסלה, קריסימה. 22, פרק 43, פסוק 22. וכסף אחר הורדנו מידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותינו. ויאמר, שלום לכם, אל תיראו. שלום. State in pace, tranquilli, non temete. Eloichem ve'lo Eaviichem natan lachem matmon be'amtechotechem, kaspechem ba'elai, ve'yotze aleihem et shimo. Ve'yaveh ha'ish et anashim beit ha'yosef, ve'yiten mayim, v'rchatzu ragleihem, ve'yiten mispol ha'chamoreihem. Ve'yachinu et ha'mincha bo yosef ba'tzaharaim, ki shamu ki sham yochlu lachem. Ve'yavo yosef ha'baita, ve'yaviu lo et ha'mincha asher bi'adam ha'baita, ve'yishtachavu lo arza. Quando si parla anche che vengono portati a casa di Yosef, lavano i piedi, quello che si fa di solito. Abbiamo visto però da Avraham Avinu, vi ricordate che si è parlato di questo lavaggio, no, dei piedi di questi angeli che lui l'aveva presi per dei musulmani, insomma, degli idolatri. E abbiamo rivisto anche, se vi ricordate, giusto per rinfrescarvi un po' la memoria, anche quando gli angeli arrivano a Sdom, e però qui Lot non li fa lavare subito i piedi, se vi ricordate, perché ha detto se mi scoprono, vedono che hanno lavato i piedi, dicono, ah, questi sono qui da un... ed era un crimine, tra virgolette, a Sdom e Amorra avere ospiti, dunque ospitare. E dunque non li fa lavare i piedi subito. Qui invece vediamo sì, Yosef, giusto per rinfrescarci un attimino la memoria. Allora, dunque, continuo. Vai a voi, Yosef, abaita, vai a viulo, et amincha, asher be'adam abaita, vai shtachau, lo arza, vai shal lahem l'shalom, vai omer, ha-shalom avichem azaken, asher amartem avdenu chai, vai omru, shalom avdecha le'avinu odenu chai, ve'kduve shtachau. Dunque si inchinano, si prosternano proprio
ויסיינה וירד בנימין אחיו בן אמו ויאמר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? ויאמר, אלוהים יוכנך בני. E qui abbiamo che leggeremo in ebraico domani, ma che molto brevemente, velocemente, vi spiego un paio di rashi importanti che ci tenevo. Allora, dunque, Yosef esce di fretta perché è mosso dalla compassione alla presenza appunto del fratello e sentiva bisogno di piangere, dunque entra nella sua camera e piange. Allora, il rashi entra nel dettaglio, molto bello, appunto questo è un rashi che volevo farvi, non volevo saltarlo. Perché questa commozione particolare, dunque mosso da compassione, o piuttosto, dunque, che si sia commosso per aver visto dopo tutti questi anni suo fratellino di madre, ok, ci sta, ma c'è oltre. E cos'è? Che quando Yosef chiede a Beniamin, hai un fratello della tua stessa madre? Al che Beniamin risponde, come riporta Rashi, avevo un fratello, allora un minuto che voglio controllo, ok, ok, non volevo vedere qualcosa, però vabbè. Tutto ciò che vi sto adesso riferendo è riportato da Rashi, basato sul Talmud Masechet Sotah 36b. Allora, hai un fratello della stessa madre e Beniamin risponde, io avevo un fratello, ma non so dove sia. Al che continua, porgli altre domande, gli chiede, hai dei figli? E Beniamin dice, sì, ne ho 10. Come si chiamano? E comincia a fare la lista dei nomi dei suoi figli, Bela, Becher e tutti gli altri. Al che Yosef chiede, che significato hanno questi nomi? E Beniamin rispose, tutti i nomi ricordano mio fratello Yosef e le disgrazie che gli sono accadute. E parte dal primo nome, Bela. Si chiama così perché Yosef fu inghiottito, nivla, dal verbo nivlo, inghiottire, fra le nazioni. Becher da Bechor, perché fu il primogenito di sua madre. Terzo figlio, Ashbeel, perché Hashem lo mandò in schiavitù, Shavael. Gerah, perché dovette vivere come ger, come straniero, in terra straniera. Naaman, perché era estremamente amabile, Naim. Achi e Rosh, perché era mio fratello, dunque Achshevi, Achi, e Rosh è mio capo. Mupim, perché imparò dalla bocca di mio padre, Mipi. Chupim, perché non presenziò il mio matrimonio, dunque la mia chupa, e io non presenziai alla sua chupa. E Ard, perché discese Yarad tra le nazioni. Tutto ciò, come ho detto, è riferito appunto nel trattato di Masechet Sotah, e udendo ciò, Yosef si mosse a compassione. Poi si lavò la faccia, uscì dalla sua stanza, si fece forza e ordinò, servite il pasto. E fu servito per lui, ecco la risposta che volevo darvi, e come vi ho detto, fu servito per lui a parte, per loro a parte, per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei, ciò sarebbe un abominio per gli egiziani, odioso, dice Rashi. Ok, e poi Targum dà ragione, che gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei perché gli ebrei mangiano gli animali venerati dagli egiziani, precisa il perché. Poi presero posto davanti a lui, primogenito secondo la primogenitura, dunque Ruven, poi il più giovane secondo l'età giovanile, e si guardavano con meraviglia l'un l'altro, cioè come fa a sapere l'ordine, no? E infatti cosa fece? Ancora una volta, ecco Yosef che usa questo famoso calice, batte col suo calice e chiama Ruven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar e Zvulun, figli di una stessa madre, prendete posto in quest'ordine, che è l'ordine nel quale siete nati. E così fece per tutti gli altri fratelli, dice Rashi. Quando però giunse a Beniamin, dice, lui non ha una madre, io neanche, dunque prenda posto presso di me. E fece portare loro porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamin era 5 volte più abbondante di quella di tutti gli altri. E ancora le preferenze, vabbè, piccola parentesi. E bevero con lui fino all'allegria. Dunque,
questa porzione in più di Yosef, e porzione di Beniamino era 5 volte più abbondante, perché dice Rashi, perché la porzione era uguale a quella dei suoi fratelli, ma in più aveva la porzione di Yosef, di Osnat, Manasseh e Efraim, ok? Come riportato nei Bereshit Rabbah. Poi, perché precisa che bevvero con lui? Perché dal giorno in cui l'avevano venduto, attenzione ragazze, né i fratelli né Yosef avevano bevuto vino, ne bevvero però solo sì quel giorno. Poi ordinò dunque a colui che era capo della sua casa: riempi i sacchi di questi uomini, di tanti viveri, quanti ne possono contenere, metti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco e metti, dice Yosef a colui che era a capo della sua casa, metti il mio calice, quello d'argento, alla bocca del sacco del più piccolo, ossia di Beniamino, con il denaro del grano. E così fece. Al mattino gli uomini furono stavano per partire, no, con i loro asini, e appena usciti dalla città non si erano ancora allontanati quando Yosef disse a colui che era a capo della sua casa: vai, inseguili e raggiungili. E poni loro la domanda: perché avete reso male per bene? Non è forse questo il calice in cui beve mio signore, del quale si serve per trarre presagi? Ovviamente no, ma avete fatto male a fare così. Li raggiunse e riferì loro queste parole. Al che i fratelli di Yosef gli rispondono: perché mio signore dice queste cose? Lungi da noi, tuoi servi, fare una tal cosa. E come dice appunto che Chas v'shalom, no? Questa espressione Chas v'shalom lo vediamo in questo Rashi, che Kadosh Baruch Hu ci preservi da fare questo. E questa espressione di Chas v'shalom ricorre molto nel Talmud e la usiamo fino a oggi molto, no? Questa espressione in Israele, ma cioè nel mondo ebraico, no? Chas v'shalom, mai sia lungi da me. E dunque lungi da noi in questo caso. Ecco il denaro che abbiamo trovato nei nostri sacchi, lo abbiamo riportato. Come potremmo rubare argento e oro dalla casa del tuo padrone? E qui abbiamo anche il Kal v'chomer, no? Questo principio a minore ad maius, che sarebbe il principio del Kal v'chomer, anche qui questa espressione, questo Kal v'chomer, che usiamo fino ad oggi. E dunque se i soldi che ci avete, che abbiamo trovato, ve li abbiamo riportati, figuriamoci adesso se andiamo a rubare altro. Quello dei tuoi servi, presso quale si troverà, sarà messo a morte, anche noi diventeremo schiavi del mio signore. Cioè loro, un po' come ha fatto Jacob Avinu con Lavan, vi ricordate che lui cercava i suoi idoli, e dice: Maisia, se trovi questo, i tuoi idoli, da chi lo trovi morirà. E purtroppo sappiamo che erano da Rachel, e uno dei motivi per il quale appunto Rachel morirà nel patto. Allora anche qui abbiamo talmente, allora Yaakov e qui i fratelli, i figli, figli appunto di loro padre, talmente sicuri, senza l'ombra di dubbio, che nessuno ha preso niente, rubato niente, che si permettono di dire che la persona venga messa a morte e noi tutti siamo pronti a essere schiavi. Al che rispose: bene, come avete detto, sarà colui presso il quale si troverà, sarà mio schiavo. E anche questo è giusto, perché voi siete tutti responsabili in realtà. Infatti 10 persone nelle mani di uno dei quali viene rivenuto un oggetto rubato devono tutte essere arrestate. Io, dice questo messo di Yosef, tuttavia agirò verso di voi con rigorosa giustizia e solo colui presso il quale si troverà sarà mio schiavo, come precisa Rashi. E lo riporta da Bereshit Rabbah. Dunque si affrettano a scaricare a terra ciascuno il suo sacco e incominciò a frugare, cominciando dal maggiore, a proposito, sapendo bene dove l'ha messo lui stesso, che era da Beniamin, che era il minore, e questo perché, in modo che non notassero, che sapeva già dove si trovava, dunque, come per caso incomincia da Reuven. E quando fu trovato nel sacco di Beniamin, si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. E qui, se vi ricordate, tornate a pagina 179, capitolo 42, pasuk 5, quando abbiamo parlato di questa forza fisica, vediamo chi me lo dice senza guardare, magari aiuto, ne sarei più che felice.
Qui vediamo la forza fisica di dei fratelli di Yosef. Quando anche l'abbiamo visto, vediamo chi si ricorda. E vi avevo riportato questo Rashi, quando eravamo al capitolo 42, verso 5, avevo riportato questo Rashi. Quando Yaakov chiede ai suoi figli di non mostrarsi tutti insieme alla stessa porta, ma di entrare in città ciascuno per porte diverse, che il malocchio non li colpisse dal momento che erano tutti belli e forti. E allora vi avevo riportato, ho detto vedremo più avanti, ecco questo, dove ancora una volta nessuno deve aiutare l'altro a ricaricare il proprio asino perché sono tutti forti in questo caso. E dunque tornarono nella capitale, ok. Poi Giudei e i suoi fratelli erano nella casa di Yosef, che si trovava ancora là, si gettano a terra davanti a lui e Yosef disse loro: che azione è questa che avete commesso? Non sapete che un uomo come me è capace di indovinare? Un uomo importante come me, dice Rashi, sa indovinare e scoprire con il suo discernimento il buon senso e l'intelligenza che siete stati voi a rubare il calice. Al che Giuda replica: che diremo, nostro Signore? Cosa parlare? Come parlare? Cioè, non abbiamo nessun argomento per giustificarci. Hashem ha trovato la colpa dei suoi servi. Eccoci schiavi, noi e colui in possesso del quale è stato trovato il calice. Dunque, in realtà qui Giuda sta ammettendo, dunque sappiamo, di non aver commesso questa colpa, ma è Hashem la causa di quanto ci è avvenuto. Il creditore ha trovato l'occasione per riscuotere il suo credito. In effetti, e loro sanno, non pensando che lui, non sapendo che lui è Yosef, ovviamente, ma loro sanno il grave reato che hanno commesso e intuiscono che tutto quello che stanno passando adesso non è altro che appunto la punizione divina di Hashem. Ma Yosef risponde, Khalila lì, un'altra espressione, non ho visto Chasve Shalom, abbiamo visto Kalvachome, adesso Khalila lì, per me fare questo, l'uomo trovato in possesso del calice sarà mio schiavo, quanto voi tornate in pace da vostro padre. E qui si conclude la parasha di Michez. Ok? Allora, poi i psukim, mi raccomando, domani, e i rashi leggete. Dunque, cosa abbiamo fatto? Anche venerdì, anche Shabbat, con tutti i rashi, e andiamo a... Scusa, una domanda. Come fa Beniamina a sapere quello che è successo a Yosef per dare nome ai suoi figli? Allora, buonissima domanda. Allora, in effetti, allora, prima cosa c'è il padre. Beh, i fratelli non è che vanno fieri di quello che hanno commesso, però c'è anche il padre che, se abbiamo visto che c'era questo legame molto forte tra Yaakov e Yosef, figlio di Rachel, dell'amata, unica amata in particolare, come sappiamo. E dunque possiamo immaginare che rapporto di amore, affetto particolare, non ci sarà di nuovo questa tunica perché abbiamo visto il risultato, però sicuramente non solo che se Yosef è chiamato Ben Skunin, figlio della vecchiaia, e che poi abbiamo studiato, se vi ricordate, nel Rashi, Zivi Kunin, che era praticamente clonato il padre, era identico fisicamente al padre, e dunque da qui la bellezza straordinaria di Yosef, e non solo dalla madre Rachel, che il fattore di Fatmar è, come abbiamo visto, ma dunque questo, allora se Yosef era Ben Skunin, tanto di più Beniamin, che lo era veramente, perché era l'ultimo figlio di Jacob. Dunque sicuramente c'era questo rapporto particolare, straordinario, tra padre e figlio, anche, cioè, non solo, non era comunque un segreto per nessuno, cioè non è che adesso una persona sparisce nel nulla. Al padre l'hanno fatto passare per, diciamo, per, no, no, diciamo che Yosef è stato da un animale, ma comunque questo Yosef è sparito e alla fine
C'è anche un altro punto che vi ricordo, che c'è il nonno Yitzhak che sapeva che Yosef non era morto e sapeva che è stato venduto, sapeva che era in Egitto, eccetera. Non lo poteva svelare al figlio stesso, dunque a Yaakov, perché ha detto se Hashem non me lo svela, non me lo posso svelare anch'io, come l'avevamo visto nel Rashi, se vi ricordate. Ma sicuramente al nipote un qualcosa avrà raccontato. Può essere anche Ruach HaKodesh volendo, però io vado, diciamo, secondo la così la mia logica. Poi comunque buonissima domanda. Perché vabbè, allora o si sapeva comunque non era un segreto o il padre stesso, quello che il padre sapeva, nel senso che è stato ucciso almeno la prima parte, e la seconda parte invece che la ben amim, io non ho visto la sua cuppa, lui non ha visto la mia cuppa, eccetera. E questo probabilmente o Beruach HaKodesh o il nonno, suppongo, o i fratelli tra loro, li ha sentiti. Comunque vado a cercare nei miei fascicoli per essere più sicura. Questo così, bishlifa, come si dice. Interessante, molto interessante. Grazie. Io adoro le domande perché poi arricchisce non solo il shiur, ma anche mi fate studiare di più. Un altro motivo per approfondire, come quando apro la Gemara per un concetto, poi ci prendo gusto e vado avanti. Ok, allora, Tania. Tania di oggi siamo al capitolo 4. Aspettate che vi do la pagina, un attimo dove l'ho messa. Un secondo, ragazzi. Rossella, vedo che... Ecco. Ah no, Rossella è ancora con noi, perché ogni tanto ha problemi di connessione, ma va bene, ecco, è ancora con noi, fantastico. Allora, siamo al capitolo 4, pagina 16, 5 righe dal basso. Dall'ultima parola, Umeahar. Ci siete? Allora. Noi abbiamo parlato delle vesti dell'anima, pensiero, la parola, l'azione, abbiamo parlato di Akadosh Baruch Hu che a sua volta si riveste nelle 613 mitzvot. E dunque, poiché la Torah e le sue mitzvot vestono, come abbiamo visto ieri, le 10 facoltà dell'anima, assieme ai suoi 613 organi dal capo ai piedi, l'anima risulta dunque veracemente, come dice la Tania, legata nella sua essenza a Hashem col legame della vita, come lo vediamo Tzurura Bitzrora Chaim, e questo vi ricordate nel corso che avevamo fatto di Navi, abbiamo visto questa espressione in Shmuel Aleph, al capitolo 25, passo 29. Ok, dunque questo concetto, e poi oggi lo si usa anche per tutte le persone che non ci sono più, come il padre e padre, il marito e il figlio di René, che è il figlio soprattutto che abbiamo ricordato, e che molto gentilmente anche qui i Gabbaim eravano ricordato ieri e oggi più volte il nome appunto di Yaakov ben Marco e René. Tieh nishmato tsurura bitzrora chaim, dunque ecco l'espressione di tsurura bitzrora chaim. Dunque c'è questo legame di vita e la verace luce di Hashem che avvolge il tutto, come è scritto, e qui siamo ai Tehilim 18, 18 Pasuk 3, e Hashem è la mia roccia, io mi rifugerò in lui. E sempre nel Tehilim, ma nel capitolo 5, passo 13, col tuo favore, Razzon, che sarebbe volontà, lo circonderai come uno scudo. Dunque, cosa significa? Che con la volontà e la saggezza suprema divina si vestono, cioè la saggezza e la suprema divina, la volontà divina, si vestono della sua Torah e delle sue mitzvot. Dunque, ecco perché è detto, infatti anche questo è un detto molto conosciuto nella Mishnah di Avot, Mishnah 4, per 4, Pasuk 17,
è meglio un'ora di pentimento e di buone azioni in questo mondo che tutta la vita nel mondo futuro. Infatti, il mondo futuro è lo stato in cui si gode dello splendore della divina presenza. E questo è riportato nel Talmud, in Massachet Brachot 16b, anche questi sono concetti molto importanti, molto conosciuti. E dunque, questo mondo futuro dove si gode del Ziva Shechinah, della presenza divina, del piacere della comprensione. Allora, è vero che nessun essere creato, neanche un essere celeste, attenzione, può cogliere più che un barlume della luce divina, è per questo che si fa menzione dello splendore della divina presenza, Ziv Ashkina, dunque, dunque la luce della Shekinah, non la Shekinah di per se stessa, perché quella né noi, né neanche, come abbiamo detto, esseri celesti non possono cogliere, percepire. Ok, dunque, per quanto riguarda però HaKadosh Baruch Hu stesso, nessun pensiero, dunque sì, godono nell'Olam Abba di questo Ziva Shekinah, ma nessun, per quanto riguarda Hashem nella sua essenza, nessun pensiero può afferrare e percepire se non in quanto afferra la Torah e Mitzvot e si veste di esse. Dunque, il pensiero afferra HaKadosh Baruch Hu, si veste di lui, solo in quanto la Torah e HaKadosh Baruch Hu sono una sola cosa. Dunque l'essenza stessa di Hashem è umanamente impercepibile, e non solo umanamente, come vi ho detto, anche esseri celesti non possono percepire l'essenza di HaKadosh Baruch Hu. Ma HaKadosh Baruch Hu e la sua Torah, abbiamo detto, sono un'unica cosa. Quello che sì possiamo e dobbiamo percepire, ognuno secondo il suo livello intellettivo, è la sua Torah e le sue mitzvot. Infatti, benché la Torah sia vestita, diciamo, di cose materiali inferiori, infatti, dall'esempio di come abbracciare un re, dunque non c'è differenza per quanto riguarda l'affetto e l'attaccamento per il re, quando lo si abbraccia e il re indossa uno o più vesti, cioè se una veste o diverse vesti, l'affetto, l'attaccamento rimane uguale, finché c'è in esso, in queste vesti, il re stesso. E lo stesso è quando il re, da parte sua, cinge qualcuno col proprio braccio, anche se coperto dalle sue vesti, come scritto, e qui andiamo al Shir HaShirim 8:3. E la sua destra m'abbracci, di Yeminot Tehapken, che si riferisce alla Torah che fu data dalla mano destra di Hashem ed è della natura del Chesed, che a sua volta il Chesed è legato all'acqua. Vi ricordate, abbiamo parlato degli elementi, e dunque l'acqua. Tornando anche a questo concetto di mano nella Kabbalah, la mano o la parte destra sono quelle della clemenza, della bontà, del Chesed. E Chesed e acqua sono sinonimi nella clemenza divina. Non, ecco perché, anche politicamente parlando, sono sempre stata della destra. Faccio questa mia interpretazione. Yeminot Hakein, Yemin Hashem Romemma, Yemin Hashem Osachai, tutte le mitzvot dobbiamo cominciarle con la mano destra. Non a caso, tutto è. Ok, benissimo. Vai, René. Ok, ora ci lanciamo nei Tehillim. Oggi ne abbiamo 29 di Kislev e si va dal Perek 140 a 145. E oggi è Rosh Chodesh, no? È la vigilia. Stasera, sì, la vigilia di Rosh Chodesh, fantastica. Stasera e domani, abbiamo 2 giorni di Rosh Chodesh, dunque domani Lamed e domenica Aleph. Dunque oggi andiamo a Haftet. Fantastiche ragazzi. Ok, ci siete? Allora, stavolta vi leggo il primo perek in italiano. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Liberami, o Hashem, dall'uomo malvagio, preservami dall'uomo violento, da quelli che serbano in cuore pensieri maligni, che formano guerre ogni giorno, affilano la loro lingua come fa il serpente e hanno il veleno di un ranno
sotto le labbra. Proteggimi, Hashem, dalle mani del malvagio. Preservami dall'uomo violento, da quelli che progettano di far deviare i miei passi. Gli arroganti hanno nascosto insidie e lacci, hanno posto una rete sull'orlo del sentiero, mi hanno teso agguati. Io ho detto ad Hashem, tu sei il mio Dio, ascolta la voce delle mie suppliche. Hashem, mio Signore, forza della mia salvezza, tu ripari il mio capo nel giorno della battaglia. Non cedere, o Hashem, ai desideri dell'empio, non permettere che attui la sua trama. Non consentire che alzino il capo. La malvagità delle loro labbra ricopra la testa di coloro che mi assediano. Cadano su di essi i bracci ardenti, facendoli cadere nel fuoco, nei precipizi da dove non si alzeranno mai più. Il calunniatore non si stabilisca sulla terra e l'uomo violento possa essere colto dal malanno fino alla perdizione. Io so che Hashem difenderà la causa del povero, renderà giustizia ai miseri. Solo i giusti ringrazieranno il tuo nome, i retti dimoreranno alla tua presenza. Ecco, e come ve lo leggo in ebraico, ma almeno adesso lo capite, perché come vi ho spiegato, la terminologia dei Teilim è molto complessa e dunque anche per gli israeliani, diciamo, è difficile. Poi noi che studiamo Torah, giustamente, meno. L'amnazer mismor le David, chalzini Adonai me Adam ra me ish hamasim kinzere, asher chashvura ot belev kol yom yaguru milchamot, shanenu leshonam kmo nachash chamat achshuv tachat sfateinu sela. Shomreini Adonai miderasha me ish hamasim kinzereini, asher chashvu lidchot pe'amai. תמנו גאים פחלי וחבלים פרסו רשת ליד מעגל, מוקשים שתול סלע. אמרתי לאדוני, אלי אתה, האזין אדוני כל תחנוני. אלוהים, אדוני עוז ישועתי, סקות לראשי ביום נשק. אל תיתן אדוני מאוויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. ראש מסיבי עמל שפתינו יחסינו, אימותו עליהם גחלים באש יפנדם, במהמורות בל יקום. איש לשון בל איכון בארץ, איש חמאס רע יצודנו למדחפות. ידעתי כי יעשה אדוני דין אני, משפט אביוני, אך צדיקים יודו רשמך, ישבו ישרים את פניך. 141, ci siete ragazze? Ecco, letto piano, così leggete con me. מזמור לדוד. אדוני קראתיך, חושה לי, האזינה כולי, בקוראי לך. תיקון תפילתי קטורת לפניך, משאת כפיים, מנחת ערב, שיטה אדוני שומרה לפי מצרה על דל שפתיים. אל תת ליבי לדבר רע, להתעולל עלילות, ברשע את אישים פועלי אבן, ובללחם במן עמהם. Quando ci sono tutti questi ain, penso sempre a René. Che mi sa fare bene, che io comunque da brava italiana proprio là non ci arrivo, neanche il chet, ci vogliono i temanim, i sfaradim doc. Yehelmeni tzadik chesed veyochicheni shemen rosh al yami roshi ki od utfilati beraotehem nishmetu videi sela shoftehem veshamu amarai kinaim. כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפשעול, כי אליך אלוהים אדוני, עיניי בחחסיתי על תיאר נפשי. שומרני מדפח יקשו לי ומוקשות פועלי אבן, יפלו במחמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבור. משכיל לדוד ביותו במערה תפילה. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. והתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, ברוח זו אהלך תמנו פח לי. הבית ימין וראה, עדינו אבון ימין, הרגץ. ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך אדוני, אמרתי, אתה מחסיך אלכי בארץ החיים.
Hakshiva le rinatiki da loti meod, hazileni merot fai kiamzumin, hoziami masger nafshi leodot et shmecha, biach tiru tzadikim ki tigmolalai. E un attimo, sottolineando, allora abbiamo 143 e 144, ancora due. Ok, ultimi due. Kufmem, Mizmor le David Adonai, Shmat filati, Ha'azina el tachanunai, Be'emunatecha, Aneni betzidkatecha, Ve'al tavu b'mishpat et avdecha, Ki lo itzdak lefanecha kol chai. Ki radav oyev nashi, Dika la'aretz chayati, Hoshivani במחשקים כמתי עולם. ותתעטף עליי רוחי בתוכי שתומם ליבי. זכרת ימים מקדם, הגיתי בכל פועליך, במעשה ידיך אשוחח. פרסתי ידיי אליך נפשי כארץ, עייפה לחסה. מהר, ענני, אדוני, קלטה רוחי, אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי מיורדבור. השמיעים בבוקר חסדיך, כי וחוותך. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי. הצילני מאויביי, אדוני, אליך חיסי. למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי, רוחך טובה תנחני בארץ מישור. למען שמך, אדוני, תחייני בצדקתך, תוציא מצרה נפשי. ובחסדך תצמית אויביי, והבאת כל צוררי נפשי, כי אני אבדך. Amen, amen e amen per tutte noi e per tutta Israele. L'ultimo di oggi, Kuf Memda. Le David, Baruch Adonai, Tsuri, e quel Tsuri che abbiamo visto, Hamlamed yadai la krav e tzbeotai la milchama. Chazbi un tzudati, misgabi un faltili, magini uvo chassiti, harodet ami tartai. Adonai, ma adam vatedaiu, בן אנוש ואת חשבים. אדם להבל דמה ימיו כצל עובר. אדוני הת שמך ותרד גע בערים ויאשר. ברוק ברק ותפיצם שלחיציך ותהומם. שלח ידיך ממרום, צין והצילים ממים רבים. מיד בני נחר. אשר פיהם דיבר שב ומינם ימין שק. אלוהים. שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך. Qui abbiamo uno strumento musicale in onore di רחל. הנותן תשועה למלכים, הפוצה דוד עבדו מחרב רעה, צני והצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב ומינם ימין שקר. אשר בנינו קנטיים מגודלים בנעוריהם, בנותינו חזביות, מכותבות תבנית איכה. מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות מרובבות בחוצותים, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה ברחובותיהם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. Beato il popolo a cui è concessa una simile condizione, beato il popolo il cui Hashem, il cui Dio è Hashem. Hazak Baruch, fantastiche ragazze. Ti sei Francesca? Scuta Rabbi Melech HaMashiach. Alai ve'al kol uhavai ve'al kol mi shebeshem Israel hune ve'al kol uhave ve'tomche Israel. Vai. Shir lamalot, sai nai ele arim, mea iya vo ezri. Ezri meim Adonai, ose shamayim vaaretz, ali tel lamot ragleka, ayanun shomrecha, inelo yanum velo isham, shomer Israel, Adonai shomrecha, Adonai tzileka, yad yemineka, yom mama shemesh lo yakeka, veyareak balayla, Adonai shmor kamikor ra, ishmor et nafsheka, Adonai shmor tzeteka uvoeka, meata vead ulam. Fantastica, scuta Rabbanita Zitkanita, che è nella live al colo, vai al colo, dice che c'è Israele con Eva al colo, o avevi tu che Israele. Shira Malot, le Davizza Marti, Bomrin, Nibetta, Donai, Nele, Hondote, Eurakenu, Bisharai, Jerusalem, Jerusalem, Abunia, Kirche, Fubrala, Yachtal, Shesham, Anush, Batim, Shifte, Ya, Edut, Israele, Udot, Shema, Donai, Kishama, Shfut, Sot, Mishpat, Kisot, Levi, David. Shalush, Nom, Jerusalem, Shlai, Wavai, Shalom, Bechelech, Shabba, Vermutai, Lemaan, Achai, Vereal, Adabrana, Shalom, Bach, Leman, Betta, Donai, Noi, 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 Noi,
andata un po' veloce perché vabbè, comunque venerdì. Ragazzi, Chodesh, prima cosa, Shabbat Shalom, da Dio Kode. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach e Chodesh Tov. Ce l'abbiamo tutte. Infatti questo Shabbat abbiamo il Rezé, abbiamo Yaleh Ve'yavoh e abbiamo la Nissim, cioè una volta all'anno abbiamo Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Shabbat Shalom, Italia, famiglia Baraskal, Kish Tiubrim, alunni di Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ciao a tutti. Un saluto. Ciao a tutti. Shabbat Shalom a tutte. Ciao a tutte. Ciao a tutte. Ciao. Ciao a tutte. Sto urlando. Ciao, ciao ragazzi.